E per ultimo parleremo della bischia degli ostacei. L'abbiamo messa per ultimo perché? Perché effettivamente non viene classificata proprio come fondo di cucina. Nasce in Francia come piatto a sé stante. Infatti, dopo la sua cottura, tutti gli elementi che sono inseriti all'interno vengono frullati, passati a un colino a maglia fine e poi serviti in un piatto fondo, arricchita con delle carni del crostaceo stesso, dei crostini, dell'erba cipollina e magari del burro manipolato. Quindi vi sto facendo un esempio molto, molto basilare. Noi invece oggi la utilizziamo comunque come fondo di cucina. Il metodo di lavorazione è uguale a quello di un fondo di cucina, quindi preferiamo in Italia utilizzare questo, diciamo così, questo processo come base per andare ad arricchire dei piatti a base di crostacei. Quindi abbiamo utilizzato i nostri gamberi, questi sono un L2 Argentina, sempre la nostra mirepoix. Mettiamo il nostro goccio di olio, poi abbiamo il nostro doppio concentrato di pomodoro e il nostro brandy dealcolizzato e infine il nostro mazzetto aromatico che mettiamo in questa parte. Come vedete abbiamo i gamberi interi, questo perché? Perché essendo un piatto, una preparazione base tradizionale, ho pensato che fosse meglio riproporla per come nasce, quindi utilizzando anche le carni. Vi consiglio di rimuovere gli occhi e la parte interna della testa per andare ad avere poi un gusto che non sia troppo chiuso in bocca. Come vedete, lasceremo anche parte del carapace che ricopre la carne e la carne stessa per dare un maggior valore nutrizionale e di gusto alla bisque stessa. Prendiamo una boule. In questo modo la mettiamo al centro, così vediamo, e un'altra boule andiamo a tagliare così la testa, in questo modo, togliamo in questo modo sbucciando, no, il carapace esterno, chiaramente nella maggior parte delle situazioni nessuno si sognerebbe mai di lasciare la carne direttamente in una preparazione con una base, però noi preferiamo farlo. Prendiamo gli occhi li togliamo in questo modo e parte della testa, così, e lasciamo solo questa. Stessa operazione, togliamo e mettiamo da parte, mettiamo anche la carne dentro, togliamo gli occhi strappandoli semplicemente e poi la parte della testa. Togliamo questa. Quindi abbiamo messo un goccio di olio. Accendiamo il fuoco, la nostra mirepoix e facciamo in questo caso soffriggere perché ci serve una maggiore intensità. In questo modo. Girate anche utilizzando la mano. Mettiamo un altro goccettino di olio. Quindi, come vi dicevo, possiamo al posto del crostaceo, del gambero, possiamo utilizzare l'astice, possiamo utilizzare una aragosta, possiamo utilizzare uno scampo, una pannocchia, tutto quello che poi ritenete più opportuno usare in base al tipo di piatto che avrete nel vostro menù. E alla fine della preparazione avrete due scelte, o possiamo fare come la ricetta tradizionale ci dice di frullare tutto, quindi il carapace, la carne, gli odori, passare al colino, filtrare e poi utilizzare, avere una base un po' più densa, oppure potete filtrare direttamente come di consueto in ogni fondo di cucina e quindi andare a rimuovere quelle che sono gli odori che hanno fatto il loro lavoro e tutti quanti gli scarti. Ok, andiamo a come notate, anche se sto soffriggendo, non vado mai, è difficile che vado a bronzare troppo i miei odori, perché la maggior parte delle volte quando soffriggiamo nella parte esterna vediamo questo marroncino che a volte, se lo facciamo lavorare troppo, c'è il rischio che vi dà percezioni un po' marroni, vuol dire che lo zucchero che è presente negli odori è andato oltre la sua fase di caramellizzazione. Quindi quando scegliete di soffriggere, sempre attenti. Va
va bene così, mettiamo i crostacei, il carapace del gambero e la carne e facciamo rosolare insieme in questo modo. Girate dolcemente, così. Vediamo se nel nostro brandy c'è comunque un residuo di alcol e lo noteremo che farà una piccola fiamma. Ricordatevi una cosa importante, solo nel caso in cui andiamo a mettere prodotti come brandy, Contrôt, Grand Marnier, possiamo accedere a fare la fiammeggiatura perché è anche gradevole, rilascia poi al prodotto finale degli aromi molto particolari. D'altro canto, state attenti quando la fiamma viene provocata da altre situazioni, quando andiamo a inserire un prodotto freddo e uno caldo, smuoviamo la padella e va la fiamma sopra, in quel caso ci dà percezione di bruciatura, quindi fate bruciare solo in questo caso. Padella deve essere bella, bella alta di, diciamo così, di calore, mettiamo il brandy e muoviamo subito la padella, in questo modo. Finito, mettiamo il nostro doppio concentrato di pomodoro, giriamo, facciamo, diciamo così, lavorare il doppio concentrato un minutino circa, non di più, con le altre parti. Anche qui il doppio concentrato ci aiuterà nella, diciamo così, nel colore, nel gusto e nella colorazione finale. Vedrete le tracce di marroncino che abbiamo di base, ok? Abbassiamo la fiamma, mettiamo l'acqua, ok? Un altro goccettino di acqua, così, il mazzetto aromatico e la bisque di crostacei cuoce all'incirca in un'ora più o meno. Sempre sobbollitura, non mettete mai sale e poi, come vi ho detto prima, a fine cottura decidete se filtrare e abbattere oppure frullare e filtrare. E con la bisca abbiamo terminato.